Good morning Genova, sono Raffaele, vengo da Roma e non è la prima volta che sono a Genova, però sto svolgendo un'importante intervista sociale qui in questo sestiere. Good morning a tutte e a tutti. Anch'io sono qui questa volta non da turista, ma per conoscere più da vicino e per parlare con le persone di questo quartiere, del centro storico. Ed è una cosa che mi incuriosisce, che mi attrae molto. Allora, siamo qui a Genova, siamo qui per effettuare una ricerca sociale all'interno del quartiere Sestriere del Molo. Allora, ciao, sono Raffaele, vengo da Roma e siamo qui con un gruppo di una ventina di persone da tutta Italia. Stiamo eseguendo una ricerca che per me è la prima volta che faccio, molto interessante perché sto affrontando un metodo che si chiama metodo di coscientizzazione, con il quale stiamo cercando di analizzare i bisogni di questo particolare quartiere di Genova. In questi giorni, da martedì fino a venerdì, cercheremo di intervistare qui le persone, i cittadini che vivono in questo quartiere, per analizzare meglio quali sono i problemi e soprattutto i bisogni, per cercare appunto di concretizzare quali sono i loro problemi e cercare comunque una sorta di responsabilizzazione nei confronti appunto di questi problemi. Io sono Giovanni, la cosa interessante, una delle cose interessanti secondo me di questa settimana di formazione, perché parlavamo di coscientizzazione, ma si tratta di imparare dalle difficoltà che si incontrano nella quotidianità. Dicevo, una delle cose interessanti è che veniamo da posti diversi d'Italia, quindi Roma, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, poi qualcuno di Genova, Madrid, Paesi Baschi, quindi un gruppo molto variegato, però abbiamo in comune l'interesse per le persone. Ecco, questo metodo mette al centro la persona e, come diceva Raffaele, le sue necessità. E quello che per noi è interessante, lui usava la parola coscientizzazione prima, è diventare consapevoli insieme della realtà in cui viviamo. Ecco, non è un nessuno insegna niente a nessuno, questo peraltro è come dire, il nucleo dell'insegnamento di Freire. Ma io sono interessato poi a questa esperienza perché nella mia vita in realtà faccio il dipendente pubblico, mi occupo di associazioni di terzo settore del Ministero del Lavoro, ma più che altro ho un percorso educativo che è quello scout. Ho iniziato a fare lo scout all'età degli 8 anni e non ho più smesso, anche se comunque ho lasciato il movimento. In qualche modo si è scout per sempre e il rapporto comunque con gli altri mi ha sempre comunque stimolato, soprattutto il cercare di analizzare i bisogni degli altri e cercare comunque una soluzione per aiutarli, una sorta appunto vero e proprio servizio, perché gli scout, diciamo principalmente uno dei motti scout, è quello di lasciare il mondo meglio di come lo si è trovati. E questo comunque per me è sempre uno stimolo. Poi ovviamente la formazione è fondamentale per me. Si dice anche, cioè un'altra frase fatta, chi non si forma si ferma. Un obiettivo di questo lavoro, di lavorare con questo metodo, è quello di trasformare la realtà, cioè di non lasciarla così come l'abbiamo trovata. E, però non c'è qualcuno che arriva ed è il leader che cambia le cose, ma sono le persone che prendendo consapevolezza della situazione in cui vivono provano a trasformarla, ma non individualmente, ma collettivamente, insieme. Ed è questo, nel senso che questo discorso del prendere consapevolezza è anche prendere consapevolezza delle proprie risorse, del fatto che viviamo insieme delle difficoltà ed insieme possiamo provare a non rimanere passivi, a subirle passivamente, ma a portare dei cambiamenti. E il cambiamento, ecco una cosa centrale di Paulo Freire, il cambiamento
e lui lo chiama essere di più, ma l'essere di più è poter sviluppare le proprie competenze, le proprie capacità, le potenzialità. E l'ultima nota un'altra nota tecnica in realtà è che questo lavoro che faremo in questa settimana nel quartiere è quello di un incontro poi generale, è un'assemblea che si farà a Piazza Banchi venerdì alle ore 21, in cui rilasceremo tutte queste interviste, tutti i risultati che abbiamo comunque ottenuto intervistando e venendo a contatto con le persone del quartiere, del Sestriere. Ecco, una cosa che mi sembra importante è che quello che noi raccogliamo con le persone non è roba che noi nostra che ci portiamo via, ma appartiene alle persone che hanno raccontato, e quindi le invitiamo a venire ad ascoltare, a riprendersi quello che in realtà sono cose loro, ecco. Questa settimana saremo in giro nel centro storico, in particolare nel Sestriere di El Molo. Ci riconoscerete perché avremo tutti quanti una maglietta gialla. Ma non gialla, ma 50 sfumature di giallo, 25 sfumature di giallo, perché siamo in 25, ecco, per essere precisi. Esatto. Qualcuna con la scritta, qualcuna no, insomma, ci individuate facilmente, siamo i gialli. Oh!